Buonasera a tutti. Oggi vogliamo parlarvi di noi, della Casa del Sole TV. E cos'è questa Casa del Sole TV con questo nome così strano? La Casa del Sole TV è un progetto nato nel 2020 che è incentrato sulla crisi che è entrata in una fase non umana. Perché? Perché l'ambiente in cui viviamo è un insieme straordinariamente complesso di cicli. Ma negli ultimi decenni sia la finanza che la tecnologia vi hanno introdotto delle grandezze che collidono con gli equilibri naturali di cui facciamo parte, appunto. La guerra, quella attuale e quella probabilmente futura, nella sua natura ibrida, è circondata da una straordinaria tecnologia, anche digitale, e questo rende complesso ancora di più il quadro. Per questo è proprio ora che occorre sottrarre l'essere umano al totalitarismo delle idee, del pensiero unico, del mercato, che sono la stessa cosa. Occorre liberarci dalla manipolazione e comporre così un'etica che ricostruisca l'unità dell'uomo e la sua armonia con la natura. Occorre quindi un nuovo sapere che deve essere autonomo e circolare, cioè completo e anche appunto autonomo rispetto ed indipendente rispetto all'egemonia culturale dominante che oramai è anche asfissiante. Ma per fare questo occorre un uomo nuovo, veramente un uomo nuovo che sia in grado di compiere altri giri intorno al sole ma con leggi diversi, con modi e stili di vita diversi, con valori e attitudini diverse. E perché l'umanità non si estingua velocemente occorre conoscere cosa avviene nel mondo e cercare gli intrecci delle trame disegnate dai padroni universali, ed è per questo che il nostro focus è la geopolitica, per cercare di capire di più di cosa succede in tutto il mondo, non semplicemente nella nostra cerchia ristretta. È chiaro, è un progetto ambizioso che vuole essere capace di offrire informazione non solo libera, ma anche pulita, priva di qualsiasi tipo di propaganda, priva di visioni unilaterali, perché queste visioni unilaterali, che sono anche propaganda di per sé, impediscono all'uomo di ragionare da solo, di avere delle risposte proprie e quindi gli impediscono proprio di aprire la mente verso nuovi orizzonti. Anche perché questo essere umano deve ritornare ad essere unico senza l'arroganza di avere sempre ragione. Siamo abituati al neoliberismo che ci ha trasformati in animali drogati da un finto benessere. Ma ora è venuto il momento di cambiare definitivamente, è venuto il momento di divenire liberi, ma liberi per davvero. Liberi di avere il coraggio di andare verso una nuova dimensione. Una nuova dimensione dove le armi, dove l'ambizione, dove le disuguaglianze tutte lasciano finalmente il posto a giustizia, a solidarietà, a fratellanza e perché no anche libertà di pensiero. Quella libertà di pensiero che ci viene negata oramai costantemente dai padroni del discorso, per esempio da YouTube, che in pochi giorni ci ha censurato 2 o 3 giornali, non uno, 2. E non c'è 2 senza 3, si dice. Perché? Perché abbiamo parlato di biolaboratori. Evidentemente è un argomento che è tabù nell'impero della menzogna in cui viviamo tutti i giorni. Noi però continuiamo a lavorare e siamo anche su molte altre piattaforme. Il problema è però che queste altre piattaforme non vengono viste come YouTube. E per contribuire a creare veramente un nuovo uomo ci vuole sì onestà intellettuale, lealtà, correttezza, maturità, cose di cui avete sentito parlare tante volte, ma ci vuole anche un pubblico in qualche modo d'élite, un pubblico di nicchia che possa facilmente trovarci, raggiungere anche solo per scambiarci dei punti di vista diversi, per riflettere e per attrarre così delle nuove idee, nuovi impulsi, ma soprattutto e finalmente nuove vibrazioni, questa volta cosmiche. Siamo in pochi,
ma abbiamo messo in piedi una macchina che non vorremmo fermare. Un anno fa, esattamente un anno fa, vi abbiamo chiesto 15.000 euro e noi, grazie alla vostra solidarietà, siamo cresciuti fino ad oggi, ma ora è venuto il momento di chiedervi un altro aiuto, perché non possiamo più resistere da soli, con la sola compagnia dei padroni universali che ci sovrasta e ci cancella il lavoro quotidiano. Noi abbiamo solamente il vostro aiuto perché noi siamo completamente liberi. Noi dipendiamo da voi, che siamo noi tutti quanti insieme. Non abbiamo nessun altro tipo di finanziamento di nessun'altra specie. La nostra redazione quindi può continuare a sviluppare un telegiornale al giorno come abbiamo fatto negli ultimi 2 anni solo grazie al vostro aiuto, solo grazie a voi. Ci servono dunque, per poter continuare su questo percorso, almeno per un altro anno, 30.000 euro. Per un altro anno e per poter dare vita così ad una nuova speranza. Ma per fare questo, per raccogliere 30.000 euro, abbiamo poco tempo. Abbiamo circa 2 mesi di tempo perché noi possiamo capire se effettivamente poter continuare a fornire questa informazione libera e pulita in un mondo libero. D'altronde siamo oramai una comunità con più di 60.000 persone oramai, quindi basterebbero pochi euro a testa e avremmo vinto un'altra battaglia per la nostra libertà e un'altra battaglia per il nostro futuro, quello di tutti noi. Quindi se potete, aiutateci da oggi fino al 15 luglio con un contributo una tantum oppure con una donazione ricorrente attraverso un bonifico bancario oppure attraverso PayPal, fino a quando ci permetteranno di utilizzare PayPal ovviamente. Trovate tutti quanti i nostri dati qui sotto oppure direttamente la pagina web casadelsole.tv/sostienici. 30.000 euro per il futuro di tutti quanti noi. Entro il 15 di luglio. Grazie di cuore a tutti quanti voi che ci seguite tutti i giorni, costantemente, con affetto e buona fortuna a tutti. Per la prima volta nella storia, il New York Times non appoggia pienamente la guerra in cui Washington è invischiata e suggerisce negoziati. Stando al noto quotidiano, la vittoria decisiva dell'Ucraina sulla Russia, che vedrebbe Kiev riconquistare tutto il territorio perso nel 2014, non è un obiettivo realistico. Dal New York Times oggi trapela infatti un'evidente preoccupazione per il rischio di un'escalation in Ucraina e per le inevitabili conseguenze che potrebbero ricadere sugli Stati Uniti d'America. Agli americani infatti importa più dell'inflazione in patria che di quanto accade a migliaia di chilometri di distanza. Il rischio implicito, scrive il New York Times, è che aumenti ulteriormente la disaffezione per l'attuale amministrazione, già ai minimi nei sondaggi, e tutto ciò favorisca i repubblicani nelle elezioni di midterm, oltre ad aprire la strada a un ritorno di Donald Trump. Per ora, però, il monito proveniente dal più grande quotidiano al mondo non scalfisce le posizioni di Washington. Il Senato ha infatti appena approvato straordinariamente lo stanziamento di aiuti all'Ucraina per ulteriori 40 miliardi di dollari, mentre Joe Biden ha annunciato che firmerà nelle prossime ore l'ordine esecutivo per ulteriori 100 milioni di dollari di aiuti all'Ucraina, includendo radar e munizioni di artiglieria. Washington intende anche fornire missili antinave a lungo raggio a Kiev per sbloccare la navigazione nel Mar Nero. Circa il 40% delle scorte di latte alimentare sono infatti già esaurite negli Stati Uniti, mentre circa 25 milioni di tonnellate di mais e di grano sono bloccate in Ucraina e potrebbero deteriorarsi, tanto che persino l'Economist annuncia l'avvicinarsi del disastro alimentare. Avvertimenti però ignorati anche da Londra, che attraverso il primo ministro Boris Johnson annuncia un ulteriore pacchetto di assistenza militare all'Ucraina per 1,3 miliardi di sterline, comprendente anche artiglieria a lungo raggio, missili antinave e droni. Mentre il ministro degli esteri Liz Truss, intervistata dal Corriere della Sera, insiste sulla necessità di vittoria da parte dell'Ucraina, perché questa, afferma la Truss, è la nostra guerra.
Nessuna trattativa di pace dunque per la Truss e per il governo britannico, ma guerra ad oltranza, sino alla fine di Putin, con il sostegno militare britannico, europeo, statunitense e della NATO, che si deve anche rafforzare. Parole imparate a memoria dall'amministrazione ucraina, che ripete a pappagallo: non offriteci un cessate il fuoco, questo è impossibile senza il ritiro totale delle truppe russe. L'Ucraina non è interessata a un nuovo Minsk e alla ripresa della guerra tra pochi anni. Fino a quando la Russia non sarà pronta a liberare completamente i territori occupati, la nostra squadra negoziale sarà composta da armi, sanzioni e denaro. Così Mikhailo Podolyak, consulente del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dal suo account Twitter. Nel frattempo però, mentre negli Stati Uniti i mercati azionari continuano a perdere posizioni, tanto che l'indice Standard & Poor's 500 cede circa il 18% da inizio anno e il Nasdaq perde un quarto del suo valore, in Germania c'è chi, come il quotidiano Handelsblatt, teme, in base ad un'indagine della Camera di Commercio e Industria tedesca, che lo shock della guerra in Ucraina si stia trasformando in una crisi strutturale che peserà sull'economia tedesca non per mesi, ma per anni. Intanto l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder lascia il suo incarico nel consiglio d'amministrazione del colosso petrolifero russo Rosneft. D'altronde le sanzioni russofobe sono sempre più una gogna mediatica internazionale. Il primo ministro russo Mishustin le definisce un tentativo di mantenere l'illusione del dominio degli Stati Uniti e dell'intero Occidente nel mondo, con l'utilizzo del dollaro ed euro in funzione di ricatto politico. Ma ciò, secondo Mishustin, non sarà sufficiente a isolare la Russia. Una tesi questa probabilmente sostenuta anche dall'agenzia di rating Fitch, che prevede, senza mezzi termini, un'ineluttabile recessione economica per il vecchio continente in caso di arresto improvviso delle forniture di gas dalla Russia. Pechino intanto corre ai ripari. Il presidente cinese Xi Jinping ha infatti ordinato all'elite del Partito Comunista di sbarazzarsi dei beni esteri, compresi quelli registrati a nome dei familiari. La decisione è stata evidentemente presa per evitare in futuro le stesse sanzioni riservate alla classe dirigente russa. A Mosca però il rublo scende sotto quota 60 sia nei confronti del dollaro che dell'euro. Il tasso di cambio è dunque sceso ai minimi, considerando gli ultimi 4 anni. In risalita invece sono gli scambi commerciali tra Russia e Cina. Secondo quanto riferito da Bloomberg, che cita dati doganali cinesi, le consegne di risorse energetiche russe in Cina sono aumentate di 3/4 ad aprile, superando i 6 miliardi di dollari. In particolare, le importazioni di gas naturale russo sono cresciute dell'80% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel frattempo, dal fronte si apprende la completa liberazione della Repubblica Popolare di Lugansk. Per Pechino è arrivato il momento di espandere i BRICS. Lo ha detto ieri, 19 maggio, il ministro degli esteri cinese Wang Yi, durante un meeting virtuale dell'organizzazione internazionale, che oltre al gigante asiatico riunisce Russia, India, Brasile e Sudafrica. L'annuncio è in qualche modo storico, non solo perché l'ultima new entry nell'organizzazione si è registrata nel lontano 2011, quando Pretoria fece il proprio ingresso nel club, ma anche perché le parole del capo della diplomazia cinese arrivano in un momento di forte tensione internazionale, con la globalizzazione che sta velocemente arretrando per lasciare spazio ad un mondo nuovamente diviso in blocchi. Ed è proprio con l'obiettivo di contenere l'espansionismo occidentale che Wang Yi ha esplicitamente messo sul tavolo l'allargamento dei BRICS, che già allo stato attuale rappresentano oltre il 40% della popolazione mondiale. Il ministro degli esteri cinese ha condito le ambizioni geopolitiche di Pechino e soci con parole di apertura, inclusività e fiducia reciproca, termini scelti proprio in contrapposizione alle politiche aggressive con cui gli Stati Uniti e i suoi alleati stanno provando ad isolare la Russia. Una strategia che finora non ha portato i risultati sperati dalla Casa Bianca, anche e soprattutto per le posizioni prese da paesi come Cina e India, non disposti a seguire le linee dettate da Washington.
Storia e realtà ci dicono che il perseguimento unilaterale della propria sicurezza a scapito di quella di altre nazioni può solo portare a nuovi rischi e contraddizioni, ha poi dichiarato il presidente Xi Jinping mediante un videomessaggio. Ad ascoltarlo c'era anche il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che sicuramente ha letto nelle parole del capo di Stato cinese una chiara allusione all'aggressività mostrata da Washington verso Mosca. Ma a tendere le orecchie c'era anche il capo della diplomazia argentina Santiago Cafiero, invitato al vertice in qualità di osservatore. Una presenza che certifica, come d'altronde ha già fatto il presidente Alberto Fernandez, che in pole position per essere ammesso nel club dei paesi emergenti c'è proprio Buenos Aires, la cui più che probabile entrata potrebbe presto trasformare i BRICS nei BRICS. La guerra in Ucraina sarebbe costata finora l'equivalente di 64,5 miliardi in assistenza militare, finanziaria o umanitaria. Secondo le stime del Kiel, l'Istituto di Economia Mondiale, 38 paesi avrebbero sostenuto Kiev nel conflitto. In testa gli Stati Uniti, con una spesa di quasi 43 miliardi di euro dalla fine di gennaio 2022, di cui 24 in aiuti militari. Siccome il database denominato Ukraine Support Tracker tiene conto delle transazioni effettuate tra il 24 gennaio e il 10 maggio 2022, da aggiungere a questa cifra e anche al totale vi sarebbe però l'ingente somma approvata di recente dal Senato statunitense, che comprende un nuovo pacchetto di 40 miliardi di euro. Nella classifica redatta dall'Istituto tedesco non mancano le generose donazioni da parte dei paesi dell'Unione Europea, che hanno fornito la modica cifra, si fa per dire, di quasi 14 miliardi di euro di aiuti. I dati non tengono conto delle elargizioni private, dell'assistenza di organizzazioni e istituzioni non governative, come l'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati o, ad esempio, l'UNESCO. Tuttavia è da notare che le risorse finanziarie e materiali inviate al regime di Kiev non ricevono altrettanta tracciatura contabile una volta arrivate a destinazione. Nessun paese dei 37 inseriti nel database disporrebbe infatti di controllori e commissari sul territorio ucraino. Di difficile individuazione sarebbero poi i trasferimenti non finanziari, come le spedizioni di equipaggiamenti militari, medicinali o generi alimentari, spesso indicati in maniera estremamente generica, tanto da rischiare di falsare quantomeno la natura stessa delle consegne, e magari l'occultamento di armamenti tra le forniture di beni di altra natura. Le autorità statunitensi starebbero negoziando sulla possibilità di revocare temporaneamente le sanzioni sui fertilizzanti di potassio provenienti dalla Bielorussia. La misura, inaspettata e in controtendenza con le sanzioni economiche russofobe, presenterebbe una contropartita. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, Minsk dovrebbe in cambio accettare il transito del grano ucraino attraverso il suo territorio. Inoltre, stando sempre a quanto appreso dal quotidiano statunitense, la revoca delle sanzioni sarebbe limitata ad un periodo di 6 mesi, lo stretto necessario che servirebbe per consentire il traffico su rotaia di grano proveniente dall'Ucraina attraverso la Bielorussia fino al porto lituano di Klaipeda. Evidentemente una promessa fatta dagli Stati Uniti e dai propri sodali del vecchio continente per cercare di scongiurare una sempre più probabile crisi alimentare europea e globale. A far leva sulla subdola richiesta dei funzionari statunitensi vi sarebbero le dichiarazioni del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, offertosi alcuni giorni fa di allentare le restrizioni di prodotti alimentari provenienti da Russia e Bielorussia.
Tuttavia la proposta non sembra essere stata gradita né a Minsk, tantomeno a Mosca. Il Ministero degli Esteri russo ha altresì precisato che i 25 milioni di tonnellate di grano bloccati nei porti ucraini potranno essere sbloccati solo dopo una totale e definitiva revoca delle sanzioni alle esportazioni russe e bielorusse. Non tutte le aziende italiane sembrano disposte a salire sul carro della russofobia. Anzi, le eccezioni sono talmente tante che non si può neanche dire che confermino la regola. A non essere spaventate dalle sanzioni, infatti, sono soprattutto le grandi marche, che in buona parte hanno deciso di resistere alle pressioni e di non abbandonare il mercato russo. Una scelta che, per la precisione, ha preso circa la metà delle 35 maggiori aziende italiane attive nel paese di Vladimir Putin. I dati emergono da uno studio dell'Università di Yale e fanno riferimento ad una serie di marchi che sono veri e propri simboli del Made in Italy in Russia e non solo. Benetton, Diesel, Calzedonia, Armani, Diadora o De Cecco sono solo alcuni dei brand citati dallo studio dell'Ateneo statunitense. Tuttavia, quando vengono interpellate direttamente dalla stampa italiana, alcune di queste aziende preferiscono smentire o perlomeno puntualizzare, sottolineando la loro solidarietà con l'Ucraina e scimmiottando così il modus operandi della maggior parte dei paesi europei, che formalmente dichiarano una guerra commerciale contro Mosca, ma poi continuano a comprare il gas russo come prima, più di prima. Mentre le rivolte del pane sono già iniziate negli anelli più deboli del sistema economico mondiale, primo fra tutti lo Sri Lanka, i paesi occidentali non sembrano ancora disposti a fare i conti con la drammaticità dello scenario che si avvicina. Almeno nei fatti, perché a parole sono già in molti a lanciare l'allarme. Non ultimo il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che ha detto a chiare lettere che la carestia sarà inevitabile se i prodotti russi, in particolare i fertilizzanti, non potranno essere esportati al resto del mondo. A fargli eco c'è la ministra tedesca per la cooperazione e lo sviluppo economico, Svenja Schulze, che ha parlato della peggiore crisi alimentare dalla seconda guerra mondiale a questa parte. Parole condivise anche dal capo della diplomazia statunitense Anthony Blinken, il cui paese è alle prese con una carenza di latte in polvere senza precedenti. Di fronte al prezzo del grano che tocca i suoi massimi storici, sono infatti sempre di più i paesi che puntano sul protezionismo alimentare per cercare di mettere al sicuro le provviste per i prossimi mesi. Una scelta che però non va giù a Washington, che ha chiesto all'India di sbloccare immediatamente le esportazioni di frumento. Questo, nonostante sia stato proprio l'espansionismo statunitense in Europa orientale a innescare o perlomeno ad accentuare drasticamente l'attuale carestia. D'altronde, mentre manca il pane sulla tavola di un numero sempre maggiore di persone, negli Stati Uniti buona parte del raccolto di mais viene invece usato per la produzione di biocombustibili. Le ultime stime parlano di una quota del 40% destinata a questo scopo, e il discorso è simile per quanto riguarda l'Europa, dove ogni giorno si bruciano 10.000 tonnellate di grano, equivalenti all'incirca a 15 milioni di pagnotte, per produrre carburante green, una quantità che le lobby del settore vorrebbero addirittura aumentare, ma che dovrà invece ridursi drasticamente se e quando i morsi della fame obbligheranno la popolazione a dover scegliere fra cibo e benzina. Capire un qualunque testo scritto non è così facile come potrebbe sembrare. Nonostante in Italia la scuola dell'obbligo duri 10 anni, sono molti i giovani che ancora faticano a dare un senso a ciò che leggono. A dirlo è Save the Children, sottolineando che i più colpiti da questo problema sono gli studenti più poveri. Il presidente della sezione italiana dell'organizzazione non governativa, Claudio Tesauro, utilizza il concetto di dispersione scolastica
scolastica implicita per riferirsi ad una realtà che giudica profondamente ingiusta. Le cifre fornite dall'ONG indicano che i quindicenni che non riescono a capire fino in fondo ciò che leggono corrispondono al 51% del totale. Un problema che va di pari passo con le condizioni economiche dei minori, che oggi come oggi hanno il doppio delle probabilità di vivere in povertà assoluta rispetto ad un adulto e ben il triplo rispetto ad un anziano. Uno scenario quantomeno inquietante per il futuro del paese, non solo in termini educativi ma anche socio-economici. Per dare un'idea della gravità della situazione, Save the Children prende in esame la generazione immediatamente precedente a quella della scuola dell'obbligo, per dire che un italiano su 5, di età compresa fra i 15 e i 29 anni, si trova attualmente fuori da ogni percorso di scuola, formazione o lavoro. Sono i cosiddetti NEET, giovani senza educazione né impiego, che in ben 6 regioni su 20 hanno già superato i loro coetanei con un'occupazione. In totale, in tutta Italia sono già 2 milioni e, date le circostanze attuali, sembra inevitabile che continuino ad aumentare.